is not a computer science concept, is a linguistic concept. Questo solleva delle perplessità, dice come tu qui nel santuario del cyberspazio di Intel mi dici che qui non c'entra il computer. No, dico, prima del computer c'è la lingua, prima del computer la linguistica aveva già lavorato molto. E poi raccontai a questo punto anche il caso delle esplorazioni ipertestuali che precedevano la nascita del protocollo ARPA e che precedevano appunto la formulazione, direi, industriale. In quel momento mi occupai di motori di ricerca. Cinque anni prima dell'avvio di Google a Firenze, con l'equipe di allora, tra cui oltre a Francesca Bruni, ricordo assolutamente gli amici di IBM e soprattutto poi ricordo il dottor Vernon De Maas, che ricordo veramente in un modo molto importante, che mi dette l'opportunità di avere degli scenari per fare dei dibattiti. Questi dibattiti erano i primi dibattiti su internet importanti che si svolgevano in Italia. Lì costruimmo il primo congresso italiano dedicato ai motori di ricerca. 4-5 anni prima di Google. Ci sono tracce di questo dibattito perché Radio Radicale registrò tutto e il dibattito è ancora reperibile. C'erano addirittura dei motori di ricerca italiani, tra cui ricordo Godado, di cui noi fummo anche in parte sostenitori, sponsor, però c'era Laicos, ma soprattutto in quel momento, prima di Google, il best seller era Altavista. Era sempre un prodotto della Silicon Valley, però erano prodotti, legati molto alla ricerca. Teniamo presente che il boom dei motori di ricerca fu sancito in quel periodo da Yahoo. La scuola di Yahoo è abbastanza importante perché diciamo che è quasi una scuola pre-algoritmo. Ossia, a Yahoo avevano capito che queste ricerche si potevano fare, ma bisognava che persone stessero al computer e selezionassero queste ricerche e le riorientassero, dando a loro degli indirizzi semantici. In questa scuola centinaia di persone di una certa importanza attraversarono appunto questa esperienza di Yahoo, tra cui quelli che sono i primi due fondatori, Ian Koum e Brian Acton, quelli che furono i fondatori di WhatsApp. WhatsApp, i due fondatori di WhatsApp vengono dalla scuola Yahoo. Yahoo era interessante intendere qualcosa di quello che avvenne, ma Yahoo aveva l'umiltà di dire: non posso fare una ricerca se non ci sono degli uomini, delle persone che la ricercano. Sempre in quel contesto, parliamo del 97, avviene una cosa molto curiosa, che in una delle principali conferenze, che mi sembrava fosse a San Francisco, forse addirittura al Moscone Center, uno degli più importanti messaggi in termini di ricerca viene offerta da un ricercatore italiano che si chiama Marchioro, che attualmente è professore all'Università di Padova, e lui fa notare appunto che sui motori di ricerca può essere applicato un particolare algoritmo. In questo caso sì. E questo algoritmo interviene su una particolare direzione dei link. Quando Marchioro espone a una platea di circa 1000 persone la sua formula di algoritmo, alcuni rimangono impressionati. Ma c'è in particolare un giovane che lo disturba, che va lì, che dice: oh, ma tu ascolti, io ho bisogno che tu mi spieghi bene alcune cose. E questo giovane si avvicina, dice: era molto gentile, ma si era incollato a me, non mi lasciava più, e finché io non gli dissi alcune cose, lui non mi mollava. Era gentilissimo, però era
assolutamente potrei dire, con una tenacia assoluta. E questo ragazzo giovane di 25 anni che assillò molto l'italiano Marchiolo si chiamava Larry Page ed è stato uno dei due fondatori a fianco a Sergey Brin di Google. Google, in effetti, nasce come prodotto 5-6 anni dopo. Furono necessari 5-6 anni prima di trovare delle elaborazioni tali che consentissero di costruire i diversi aspetti di questa formulazione. Come vede, se lei mi trascina sull'argomento algoritmo, io prendo la mano e porto via anche troppo. E facciamo più di Non un'intervista. sento la voce. Non sento la voce. Sì, dicevo e Non sento la voce. non so cosa dirne. Qua è tutto regolare qui. Aspetti. No, adesso la sento, scusa. Sì, è tutto regolare per quanto. Sì, dicevo che, sì, che ci troviamo a fare più di un'intervista e possiamo rispetto all'algoritmo proprio accennare, come dire, non è, siccome non è proprio quell'algoritmo lì, benché è da quello che sta parlando, in questo caso quello che è stato formulato da vari motori di ricerca per attuare, evidentemente, più questo algoritmo è rapido e sembra che ne sia venuto il successo di questi motori di ricerca. Però questa questione dell'algoritmo, in un'altra accezione che è quella che sta introducendo, riguarda ciascuna impresa. Non è una questione, diciamo, solamente di questo aspetto. Benché un giovane ancora nel 2004 affermava così come una fiaba, oggi. Se uno inventa un algoritmo diventa ricco, aveva questa questione. È Chi interessante. era? Chi era? Era un giovane appassionato di informatica, era esperto, ma non era il suo mestiere, per dire così. Ma formulava più di una volta, ho avuto occasione di parlare con lui e mi diceva. Lo raccontava già come una fiaba, e nello stesso tempo io avevo tutt'altra lettura, diciamo, sulla questione. Ma le pongo appunto questa questione: come lo intende rispetto a ciascuna impresa? Allora, visto che algoritmi, che sia esistito, o meglio, io penso che sia esistito rispetto a questa questione, non è dato con tutti. Evidentemente ci sono stati ricami sopra ai vari personaggi e questo è difficile da lettura, ma non è un'algebra dell'impresa, l'algoritmo. Poi, allora, quel che ha inventato algoritmi è l'algebra. L'algoritmo, dalle letture che ho, gliel'hanno attribuito gli altri, cioè seguendo l'insegnamento dell'algebra di algoritmi, hanno formulato questa cosa come omaggio a algoritmi e poi nell'Occidente si è diffusa con due termini di cui apparentemente non c'era nessuno, anche se la seconda parte del termine possiamo anche dire di sì. Algo ha tutt'altro etimo, no? Ma algoritmo, quel ritmo, Arithmos è il numero, aritmetica non è neanche così, come dire, è anche un buon conio se è stato dell'Occidente quel conio. Ma allora, come dire, l'algoritmo è intraprendendo quel dispositivo che occorre inventare per la riuscita, per proseguire, se non è pura algebra dell'impresa, perché allora sarebbe, come dire, vendibile persino in manualetti. Se Sì. l'algoritmo fosse una formula per l'imprenditore.
ringrazio, diciamo l'occasione interessante, sicuramente potrebbe essere un'elaborazione che verrà poi riportata all'Università di Halifax, dove sono stato invitato a tenere qualche lezione. La questione intellettuale, anche se sembra strano, probabilmente non esiste prima della cifromatica. È un'affermazione curiosa, provocatoria, però in effetti se noi andiamo a trovare diversi, diciamo, esploratori, studiosi, sicuramente molti dei fisici non arrivano assolutamente alla questione intellettuale perché ritengono la fisica un dominio, ritengono la fisica un ambito, per cui certamente bisognerebbe rileggere in questa direzione, cioè di ricerca dell'intellettualità, l'intero dibattito sulla fisica quantistica. Il dibattito sulla fisica quantistica ha delle implicazioni incredibili, straordinarie. Non dimentichiamo che è una scrittura, come dire, è una teoria che si scrive, è un'esperienza, una ricerca che a un certo punto sfocia in una scrittura. E questa scrittura poi sfocerà non soltanto sulla definizione di atomo e di energia atomica, ma sfocerà anche su degli eventi come sono il laboratorio di Los Alamos e il contrappasso che furono le due bombe di Hiroshima e Nagasaki. Ma l'altro contrappasso di cui forse non raccontiamo molto è la morte di Enrico Fermi, che a un certo punto, all'apice della sua diciamo ricerca, no? Si trova con questo sintomo e Fermi viene, la ricerca di Fermi viene interrotta con lui cinquantenne. La cosa potrebbe passare sotto gamba, sotto traccia, ma potremmo però accostarla ad anche altre morti di ricercatori che arrivati a un certo punto non avevano inteso qualcosa e questa mancata elaborazione, e qui è una questione di parola, li porta a rappresentare l'ostacolo in altri modi. Emblematico a questo proposito, emblematica a questo proposito, è la vicenda di Wernher von Braun, che era l'inventore, che è stato l'inventore della missilistica moderna. Un dibattito recente mostra che Wernher von Braun era completamente dedicato, prima degli anni 45, era assolutamente interno al nazismo. E soltanto che gli americani, pur di averlo nella loro esperienza alla NASA, pur di farlo collaborare alla nascita dei vettori che poi porteranno l'uomo alla Luna, eccetera, hanno, come dire, tenuto in sospeso il problema, diciamo, storico di von Braun. Però von Braun, anche quello, come Fermi, muore giovane, poco più di 60 anni, in un modo che forse dice della questione della parola. Riprendendo i dettagli che lei ha giustamente annotato adesso, io direi che la questione intellettuale, per molti aspetti, nel Novecento, pur essendo stata formulata, è mancata. Perché alcuni ne hanno fatto un percorso, diciamo, importante di ricerca. Si direbbe oggi verticale, ne hanno fatto un algoritmo. Allora, quando questa verticalizzazione diventa in qualche modo prevalente, la ricerca si blocca. Però magari la persona in questione diventa ricco, perché l'algoritmo consente, come lei notava, qualche volta, nel caso di alcuni inventori, quelli sono diventati ricchi perché, però,
qualche volta la ricchezza bisognerebbe leggerla in un altro modo, perché potrebbe essere considerata questa ricchezza come una sorta di accumulo, come una sorta di, direi, mancata elaborazione o forse mancato dispendio. Esiste il mancato dispendio? È una questione logica, ma se il dispendio esiste, come può essere mancato? Eppure a un certo punto, se il dispendio non viene introdotto, se viene bloccato, se la logica del dispendio viene bloccato, viene bloccata, è chiaro che potrebbero esserci delle, potrei dire, delle implicazioni. Ecco allora una risposta a quanto lei pone con la questione dell'algoritmo, perché l'algoritmo o indica, è la traccia che porta verso il cifrema, per cui di fatto può diventare un'occasione per trovare l'indicazione di un ulteriore passo nella ricerca, oppure l'algoritmo, come si dice, diventa speculare. L'algoritmo può diventare qualcosa di, come dire, che si condensa in una logica autonoma. Allora a questo punto l'algoritmo diventa sintomo di un'autonomia. E questa autonomia potrebbe avere qualche effetto se non viene, diciamo, messa in gioco. Dunque, togliamo il gioco, rimane soltanto il lavoro. Ecco che l'algoritmo dedicato solo al lavoro, senza il gioco, è certo che poi qualche problema ce l'ha. Qualche ricercatore che interrompe la sua esperienza per via di questo, non so, potrei dire, intoppo, abbiamo degli esempi. Io ne ho fatti due, potrebbero esserci altri esempi, ma nello stesso tempo l'interruzione dell'euforia. L'euforia, potremmo dire, è un prodotto dell'algoritmo. E se dovessimo esagerare nella metafora. Sì, rispetto alla, non proprio alla fisica, ma non siamo lontani, siamo, come dire, siamo da suo cugino, se non da suo fratello, la matematica. Nella matematica più recente, uno dei più brillanti, Vladimir Vygotsky, morto sulla cinquantina, è un esempio di quell'intoppo che lei ha fatto. Vygotsky non lo intende più nessuno, no? Wiles, che risolse, se è vero perché appunto la comunità matematica ha fatto una gran fatica a emettere questa sentenza che ha dimostrato il teorema di Fermat che da 350 anni era lì. Vladimir Vygotsky risolve una congettura utilizzando tre branche della matematica odierna, però non c'era nessun altro esperto delle tre branche, quindi hanno dovuto rispondere in tre, ciascuno ha detto sì, è valida, però in effetti uno più uno più uno non è detto nemmeno che faccia tre, potrebbe anche non essere così. Lui ha preso questo forse come intoppo e comunque ha cambiato completamente ricerca. Interessante il risvolto che ha avuto, e qua è più che una è un'intervista nello stesso tempo, è un po' un'equipe di lavoro. E nello stesso tempo ha avuto un risvolto interessante, nel senso che la formulazione implicita, che non c'è stata detta così, ma se nessuno è in condizione di leggere i risultati della mia ricerca, mi occupo di programmi, a creare un programma che sia in condizione di verificare se quella dimostrazione di quel matematico è vera oppure no, che sembra il problema della matematica. Però nel giro di 2 anni un aneurisma se l'è portato via molto giovane, sorridente, ha rilasciato alcune interviste che si trovano anche in video ed è un po' dall'ultima che prendo questi spunti. E quindi sì che queste questioni. Allora, come dire,
Qui ci diamo appuntamento, o se vuole, a qualche altro incontro, perché per un verso, come dire, è partito dalla storia, per l'altro verso siamo qui che ci accorgiamo che ci sono veramente molti elementi e molte piste di ricerca, anche da approfondire. Abbiamo, per dire così, come questione che lascio, se vuole può anche accennarne, però è chiaro che già abbiamo, come dire, forato i tempi soliti dell'intervista per liberi.tv, benché siamo in registrazione, per cui manderemo integralmente questa intervista. Che avvenga questo intoppo lo troviamo in vari casi anche dei cosiddetti grandi imprenditori italiani. E talvolta non E non solo italiani. e non italiani, e anche in quella che è la loro progenie, cioè problemi di tal fatta ci sono stati, e qua dovrei dire è per un algoritmo genealogico che ci sono stati questi inciampi. A Verona c'era una grandissima industria metallurgica ed era Galtarossa. I due figli di Galtarossa non furono in condizioni, per dir così, di assumere l'eredità e saltarono sull'eredità. Potrei in altra conversazione narrare questi elementi. Ma un altro caso, che è quasi un tabù in Italia, è il caso, ma da imprenditore occorre leggerlo, non è? Di Edoardo Agnelli e anche di Giannino, entrambi differentemente, ma Ma anche di Marchionne. sì, ed è un caso di impresa. Non è che queste cose sono, che ne so, come c'è chi ha provato, no? Una specie di psicopatologia dell'impresa, ma assolutamente no. Sono questioni intellettuali che spetta a ciascun imprenditore e a ciascuno di intendere. Un altro caso che ricordo, che menziono, perché certamente fa parte della questione di cui ho accennato prima, cioè della ricerca intorno alla fisica, è Majorana. Sì. Ecco, ma le rubo, per così dire, la parola, visto che lei mi ha accennato a qualcosa di importante. Sono stato tra coloro che ha lavorato di più dagli anni, direi appunto dagli anni 80 in poi, su questa intersezione. Direi cultura impresa, perché non mi ritenevo soddisfatto delle applicazioni psicologistiche, comportamentali che la scuola anglo-americana stava offrendo all'impresa. Parto proprio all'inizio di questa intervista, circa un'ora fa, abbiamo accennato ai cosiddetti servizi intellettuali. E questi servizi intellettuali a un certo punto, in una sorta di ideologia, vengono manipolati allo stesso livello in cui a un certo punto la ricerca sulla clinica di Freud, di Tausk, di Ferenczi e successivamente di Lacan, altri analisti, vengono monopolizzati dalla cosiddetta psicologia, che a un certo punto diventa una branchia, diventa una sfera, non so quante. Che meraviglia ci sia di stare in questa sfera, nella sfera psicologica. Questa immissione nelle sfere fa sì che queste ricerche vengano assolutamente boicottate, da questa ricerca viene tolto l'essenziale, che è la base connessa con la parola, con la lingua, con l'esplorazione linguistica, perché a un certo punto queste ricerche, applicate nota bene all'impresa, all'industria, vengono estrapolate dal caso, per cui il caso non c'è più, arriva una casistica che poi lei potrebbe dire ecco un algoritmo, e il caso viene, sparisce, il caso viene uniformato, e a questo punto l'impresa, non c'è più traccia dell'impresa.
L'impresa senza il caso di impresa, senza la cifra, senza la qualità che emerge dalla cifra, che poi è nello specifico, che cosa ne facciamo? Ci restano i diari degli imprenditori, ci restano alcuni libri importanti che sono la traccia della loro ricerca, dei loro errori, della loro erranza, perché la ricerca viene dai loro errori. Se non ci fossero stati errori, si sarebbero fermati. Andiamo ad analizzare quanti imprenditori, quanti ricercatori a un certo punto hanno ritenuto di aver raggiunto un traguardo perché forse si erano arricchiti? Bene, ma quella era la conclusione dell'impresa? No. Questo è chiaro che questo spunto dà lo spunto per un ulteriore incontro, che se lei vuole possiamo fare, perché io penserò sicuramente, io penso che questo materiale diventerà un libro, perché lei mi ha dato un'occasione per raccontare a un certo punto una condensazione di un lavoro appunto che è nato nel 92, quando io pubblicai appunto il Capitale Lettere con Spirali. Ma questo percorso ha intersecato nel frattempo la ricerca sulla lingua, sull'ipertestualità, sulla logica, sulla logica matematica, sulle ricerche in cui la logica matematica a un certo punto ha intersecato la fisica e nasce l'atomo, e nasce le teorie dell'atomo. A un certo punto la fisica quantistica si separa, o come dire, prende una direzione centrifuga rispetto alla fisica classica, ma nello stesso tempo rischia di diventare un'ideologia. E abbiamo una serie di racconti che a un certo punto sembrano privi del rigore della parola, perché a un certo punto diventano delle formalizzazioni che non è detto che siano delle formalizzazioni interessanti. Posso aggiungere però, e questo sicuramente è un contributo che potrebbe aggiungere, essere aggiunto da altre parti, noi qualche volta abbiamo avuto l'indicazione di leggere i libri di Sloan, di Harry Ford, i grandi teorici americani, il marketing, Kotler, eccetera, ma forse non abbiamo letto gli italiani, perché abbiamo dei contributi italiani straordinari. Abbiamo anche proprio sulla questione dell'impresa. Peano, il matematico Giuseppe Peano, mentre era a Torino, collabora con degli economisti, collabora con degli imprenditori. Alle sue lezioni vengono delle persone che poi si laurearono in ingegneria, si laurearono in economia, che poi diventarono imprenditori importanti. Alcuni di questi erano tra i fondatori della Banca Commerciale Italiana. L'esperienza di Peano, non dobbiamo dimenticare che dette adito a Bertrand Russell, che viene considerato dal mondo anglofono come il maggiore filosofo, il maggiore filosofo. Bertrand Russell disse: nel congresso di filosofia di Parigi del 1900 ho incontrato Giuseppe Peano. È stato il giorno più importante della mia vita. Qual è il motivo? Certamente la ricerca di Peano. La straordinaria ricerca che poi sfocia nel formulario, sfocia nelle sue esperienze di insegnante e di interlocutore di tanti studenti. Ma quello che però nota Bertrand Russell è che in quella sala, durante il congresso di filosofia, nel contesto dell'Expo a Parigi del 1900, guardate bene, era un contesto industriale, in quel momento Bertrand Russell si accorge che Peano aveva riunito una platea di un centinaio di ricercatori. Dunque, non era il Peano solitario, era il Peano che aveva coinvolto decine di ricercatori di varie nazionalità e alcuni di questi erano stati coinvolti per il fatto che
lui aveva usato con loro per scambiare informazioni l'interlingua. Bertrand Russell si accorge che in quella sala nel 1900, durante appunto il dibattito dedicato alla matematica nel contesto del dibattito sulla filosofia dell'Expo del 1900, Peano è una novità assoluta, perché non è il maestro, non è il grande, come dire, vate e guru della matematica, ma è il catalizzatore di un dibattito che non avrà assolutamente paragoni in tutto il Novecento. Potrebbe essere poi importante notare dove sono andati gli allievi di Peano, così come sarebbe importante notare anche dove sono andati gli allievi di Fermi, perché io non potrei considerare Peano senza i suoi allievi e Fermi senza i suoi allievi e Verdiglione senza i suoi cosiddetti allievi, di cui io e lei forse sappiamo qualcosa. Ma perché l'idea stessa di allievo è ormai è rivoluzionata. L'idea stessa di allievo è già lì in quel momento, non appartiene più a una rappresentazione, direi, aristotelica o tanto peggio socratica. È proprio la ricerca che a un certo punto ha uno sbocco straordinario. Come possiamo intendere cosa è avvenuto dopo? Io cito soltanto un esempio, che è quello di Giovanni Vailati. Provate a leggere Vailati. Sì, interessantissimo. Ecco, provate a leggere Giovanni Vailati, che è anche un lettore di testi umanisti, che forse Peirce non regge il confronto con Vailati, anche se noi stimiamo Peirce, anche se noi siamo lettori di Peirce, anche se noi le logiche di Peirce le adoriamo, le riteniamo di un'innovazione enorme. Oggi la matematica, la ricerca del computer negli Stati Uniti, tendenzialmente polarizzata nella scuola di New York o nelle università della East Coast e nelle altre università appunto californiane, questa ricerca bisognerebbe intendere quanto deve o quanto evita Peirce, Charles Sanders Peirce, che a un certo punto non ha trovato un venture capital che ha sostenuto la sua ricerca. Solo un amico, James. E notiamo bene che Charles Sanders Peirce praticamente muore nella sua abitazione, nascosto, si nasconde all'ultimo piano della sua casa senza farsi notare dai debitori. E fa in modo che diciamo nessuno sappia nulla che lui è in casa in quel momento, perché se sapessero che lui è lì, i debitori arriverebbero a prendere piede. E l'America lo considera che più l'America miliardaria, l'America che fa la differenza, lo considera il più grande pensatore americano di tutti i tempi. Come si è conclusa la sua vicenda? Nel ghetto del debitore. Questa è la restituzione che l'America non ha mai compiuto, perché l'America a un certo punto, al contrario, non riconosce il maestro. E lì abbiamo un'altra questione che si apre. Forse la nostra esperienza è quella appunto che il maestro può diventare una cosa straordinaria, se non viene inteso come persona. A un certo punto, quando in uno dei convegni che faccio esattamente nel 97, dalla sala mi cominciano a chiamare professore, poi nessuno smette più di chiamarmi professore, e dico: ma io non volevo la pretesa di essere professore, però se mi chiamate professore, allora andate pure avanti, perché in effetti ci sono le condizioni. Adesso io riprenderò, ma giusto per fare un gesto plateale, l'insegnamento in qualche università. Non dimentichiamo che le mie università sono state l'Università Statale, e io ringrazio molto il professor Mantegazza per avermi dato
l'opportunità di fare appunto una parte di questa ricerca sul capitale intellettuale. E poi il professor Bausala, che era all'Università Cattolica, mi invitò anche a tenere un insegnamento, ma io non potevo accogliere questa idea. Oggi magari riprenderò però con delle università straniere questi spunti che ritengo importanti. Però devo dire che un'occasione come abbiamo oggi e che Giancarlo Calciolare mi ha dato non mi era stata offerta prima e invece la colgo adesso. Ringrazio lui, che ho sempre stimato, al di là dell'ubicazione geografica dove si trovava in quel momento, ho avuto varie ubicazioni che sappiamo. Faremo in modo che queste tracce diventino qualcosa di interessante anche come cercheremo di riunirle in un'altra esperienza, in un'esperienza innovativa dove riformuliamo la questione del maestro come team, del maestro come dibattito, del maestro che a un certo punto è assolutamente imprescindibile. Io tolgo dalla mia ricerca il maestro. Provate a dire a Bertrand Russell: togli dalla tua ricerca Peano, che riteneva suo maestro. Non avrebbe avuto l'identificazione per proseguire la sua ricerca. Ma probabilmente Peano non era automaticamente il maestro di Bertrand Russell, però in quel momento sì, lo era. Ed ecco che noi a questo punto potremmo fare un trasferimento di questi esempi nelle imprese. Se andate a vedere quanto e come alcune situazioni, alcune imprese straordinarie, alcune grandi esperienze di impresa nascono da un'identificazione con una persona, con un imprenditore, con un maestro. E se la togliamo, questa esperienza, questa identificazione, se togliamo il maestro dalla venture, dall'impresa, è come se togliessimo l'intellettualità dell'impresa stessa. Noi non togliamo il maestro, va bene. Va bene. L'altro aspetto è che se Grazie, grazie faremo per altri aspetti, faremo altre ricerche. Grazie ancora a Giancarlo per avermi attualizzato questo sbordamento.